Allora, continuiamo. Questa forse era un po' divertente. Maestro dello scherzo? Non ho detto niente del genere, ho detto che il tuo scherzo è idiota. Cazzo, se avevi paura, ammettilo. Non è vero! Andiamo, te la sei fatta sotto. Josh! La Ma che cavolo hai addosso? Ho trovato la mia vocazione. Ti prego, dimmi che farai il voto del silenzio. Ok, ok, almeno hai trovato quello che cercavamo. Ecco il nostro biglietto per il regno degli Ultimi. Ma chi ci crede? Sapete? No. Senta che uomini il triangolo! Ho già sufficienza per stasera. Adesso ho solo voglia di un bel bagno caldo. Buon divertimento. Oh, ma occhio a Josh. È un cospiratore. Ok. Cos'è? C'è uno scoiattolo impugnato lì? Ma sempre più inquietante questo ufficio di merda. Salve. Mi piacerebbe comprendere i tuoi sentimenti verso la gente che teme il fallimento e il giudizio degli altri. Che? Okay. Condividi questa paura? No! Non sono a favore poi. Non sono proprio cazzi qua. Allora, cosa provi per la gente che ha paura? Che è una stronza. Che deve vincere perché ci sono io. Compatisco. Capisco. Ma Chris ha paura del fallimento. Ti dispiace per lui? Ma sì. C'è una tarantola viva. Non si direbbe dal modo in cui stai giocando la tua partita, lo sai? Ah, cazzo, con Sam! E ora indaghiamo più a fondo sui tuoi sentimenti nei confronti degli altri. Va bene. A che cosa tieni e cosa rispetti di te e degli altri? Che cosa secondo te è più importante in una persona, lealtà o onestà? Onestà. Ok, quindi diresti la verità, anche se fosse spiacevole per un tuo amico. E cosa pensi di onestà e carità? Sempre onestà. La carità è sopravvalutata, immagino. Meglio essere veri con se stessi che aiutare gli altri? Sì. Non male da aiutare gli altri. Ancora una volta temo che il tempo sia finito. 5 minuti di seduta, 70 euro buttati nel cesso. Poi 5 minuti di un ufficio del cazzo di merda. Guarda, con le barriere, si fa delle barriere. Non guardo con uccidere. Negli episodi precedenti! Era solo uno scherzo, Anna. Oggi è il primo anniversario dell'orribile tragedia di Anna e Beth Washington, le gemelle misteriosamente scomparse. Io so che Anna e Beth sarebbero proprio felici di vederci ancora insieme, di sapere che le pensiamo. Ehi, qualcuno sta diventando amichevole. Boom. Effetto farfalla. Scusa, hai detto qualcosa? No, forse il tuo troieggio era troppo... Basta! Mike, perché non vai a vedere il capanno, quello di cui ti ho parlato? Sì, ok. Hai sentito? Ma che cavolo hai addosso? Ecco il nostro biglietto per il regno degli spiriti. Ma occhio a Josh, è un cospiratore. Se le cose stanno così... Yes? Jess! Si capisce perché quello è finto. Quindi, per comunicare con il mondo dello spirito, liberate la mente da ogni preconcetto, allentate ogni inibizione e abbandonatevi interamente alla volontà altrui, sublimando ogni desiderio al maestro dello spirito, che sarei. Questo non lo dice. E tutti i presenti si spoglieranno a mia sola discrezione. Chris, dai, è una cosa seria. Io sono serissimo. No, basta. Proviamoci. Sì, dai. Ok, bene. Vediamo che succede.
Ashley, dato che ti sei convertita da poco, perché non fai tu da medium? Convertita in cosa? Ok, c'è qualcuno? Ci riveleresti la tua presenza se ci sei? Aspetta un attimo, sei stata tu? Io non ho fatto nulla. Si muove ancora? H? Che sta scrivendo? Aspetta. Com'è possibile? La muovi tu? Giuro che si sposta da sola. Oh, cazzo. Aiuto? Che aiuto possiamo dare? Non lo so, che significa? Dobbiamo sapere chi parla se vogliamo aiutarlo. Che esci? Chi sei? Oh, ecco che va. Ok, S. I. S. T. E. R. Sorella. Sorella? Sorella di chi? Dai, ma scherziamo. Taci. Chiedi la sorella di chi? Josh. Deve essere... Sì, ok, bene. Chiedi quale sorella, allora. Ashley, chiedi chi è. Tanto è uguale, che rispondono tutte e due sia. Però Anna, che c'entra di più. Con chi stiamo parlando? Anna? Sei tu? Anche Beth rispondeva a PS. Oddio! Qui siamo alla follia. Josh? Stai... Sto bene. Sicuro? Possiamo fermarci? No. Senti, se vuoi... Voglio sentire cosa dice. Non so da dove cominciare. Pensaci. Se questa è davvero Anna, potremo scoprire... Cos'è successo quella notte? Josh. Ce la faccio. Ce la faccio. Ok. Fatemi pensare. Ci dispiace. Che ti è successo? Anna. Che ti è capitato? Ci manchi. E vogliamo sapere cosa ti è successo. Puoi dircelo. Cosa ti è successo? B. E T R Non mi piace. Tradita. Ma cosa vorrà dire? Ehi, non ha finito. Oddio. K P Kill L L E D. No. Uccisa. Non le abbiamo uccise. Era solo uno scherzo. Ash, calmati, ok? Dobbiamo saperne di più. Mi spiace così tanto. Che cosa significa? Chiedi cosa è successo, è l'unico modo per sapere. Fallo, Ash. Chi ti ha ucciso? Come se... Chi ti ha ucciso? Che noi sappiamo già che com'è morto. Ok. Chi ti ha ucciso? Anna, chi è stato? L. I. B. Biblioteca, forse c'è qualche indizio. Guardate dietro cosa c'è. Oh, prova, c'è una prova. In biblioteca. Porca troia. Chris. Sapete una cosa? No, è ridicolo. Non è vero. Josh, non so cosa stia succedendo. Ascoltate, io non so. Non so se questo scherzo ridicolo riuscirà ad aiutarmi a superare il lutto o se servirà a chissà cosa, ma non mi piace. Josh, no! Hai voluto usare tu la tavola spiritica! Ehi, calmati, non è colpa di... Non ho bisogno di questo schifo, ok? Ora basta! Calmo. Dobbiamo seguirlo. No, starà bene. Diamogli un po' di tempo. Non è colpa sua! È stato folle! Il puntatore è volato via dalla tavola! Sì, se facevi finta hai fatto proprio un ottimo lavoro! Ma no, che non facevo finta! Dovremmo fare come ha detto, andare a guardare in biblioteca. Come ti pare. Jess? No! Jess! Porca troia! Jess, dove sei finita? Guardate che c'è in macchina, Divertente. Jess! Ehi,
Sei lì? Guardate. Una bottiglia di vino. Ah! Wow! Cazzo! Sono spaventato anch'io. Caso! Stavo per farmela sotto. Già. Ma che cazzo sta succedendo qui? Jessica! E dai! Prometto che non ti ucciderò. Davvero, prometto che non ti uccido quando ti trovo. Ah! Oh! Ah! Oh, mio Dio! No! Che ridere! Non, no! Aspetta, devi vedere, devi... Io non guardo guarda, niente! No, Mike! No! Hai registrato tutto! Guarda che faccia! Ero spaventato, Jess! Non puoi fare una cosa del genere! Nel bel mezzo della foresta, poi, cazzo! Scusami, ti ho spaventato! Se lo fai vedere a qualcuno, io... Tu cosa? Io ti uccido! Non sapevo che urlassi come una vera ragazzina, Michael! Ma non conosci veramente qualcuno se non lo vedi prima spaventarsi a morte? Sto zitto, va bene, vinto, devi fare di meglio, Jess. Oh, e va bene, hai vinto. Non è una gara, però vinco ogni volta. Ma che dico? Come vuoi tu. Magari serve a qualcosa. Guardate come si infila sotto gli alberi. C'è un centimetro, si infila lo stesso. Cazzo. Fate in guida, mi sembra. È giallo. Ragazzi, concludo qua il gameplay. Spero che vi sia piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.